l'effetto è bellissimo perché, sapete, io ho diretto un museo che era stato prima un ospedale ed era un luogo di cura, e lì ho imparato veramente molte cose. L'arte e la cultura sono un luogo di cura, servono a curare, servono ad aiutare, a curare a 360 gradi, non soltanto anche fisicamente. C'è la musicoterapia e ci sono altre terapie, quindi questo è un luogo ed è giusto che sia così. Quasi quasi sarebbe importante che in futuro non dei centri vaccinali, ma possano esserci delle esperienze dove l'arte e la cultura sono al servizio della salute. L'Italia in questo momento ha bisogno di due cose semplici da dire ma complesse da realizzare: fermare la pandemia e salvare vite umane, ovviamente, riaccendere i motori dell'economia e creare lavoro per evitare un disastro sociale. Entrambi questi obiettivi, fermare la pandemia e riaccendere l'economia, passano per il successo della campagna vaccinale. Per questo motivo tutte e tutti ora dobbiamo essere impegnati per questo obiettivo strategico, e noi stiamo facendo la nostra parte. Oggi è super ammirata, eh? Super ammirata. Una donna di mondo. Davvero. A posto. Grazie. Signora comandata. Molto bene, non si sente assolutamente niente. Senta, ma lei veniva qui a teatro a vedere qualche spettacolo all'auditorio? Sì, certamente. E che emozione è tornare per la vaccinazione in un posto dove di solito è un po' diversa la cosa, le dico la verità. Comunque è andata benissimo. Spera. Organizzato tutto molto bene. Spera non ritorno alla normalità, poter riabbracciare i nipoti. Lo stiamo aspettando con ansia, e solo così ci riusciremo, facendo le vaccinazioni.